35 Villa Rosa. Contrario. Contrario, perfetto. Allora, intanto salutiamo che sono presenti in tribuna gli studenti del gruppo Likonsky Academy for Finance and Tax Law della Germania, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cinzia Fontana, prego. Colleghi, per favore. Grazie Presidente, accettiamo tutte le proposte di riformulazione dei nostri ordini del giorno e non chiediamo di porli in votazione. Grazie. La ringrazio, onorevole Occhiuto, prego. No Presidente, solo per un chiarimento, perché credo sia un intervento sull'ordine dei lavori, non sul merito. Perché non vorrei si costituisse un precedente, perché comprendo gli argomenti del sottosegretario Gozzi quando chiede di modificare gli ordini del giorno nel senso di evitare l'impegno per il governo e di trasformarlo in un invito per il governo. Ma gli ordini del giorno già da qualche tempo rappresentano un rito di dubbia efficacia. Non vorrei che da qui in poi significassero ancora di meno. Forse lo stesso risultato che il sottosegretario Gozzi vorrebbe produrre si potrebbe realizzare semplicemente aggiungendo la solita perifrasi: impegna il governo a valutare. Ora comprendo che non è nelle mie facoltà suggerire riformulazioni, ma assegno alla Presidenza il compito di valutare se questa procedura possa costituire anche un precedente per il futuro in ordine alla discussione degli ordini del giorno. La ringrazio. Onorevole Gozzi, prego. No, non su questo punto, Presidente, solo per correggere. Ho detto ordine del giorno 23 come raccomandazione, in realtà il parere del Governo è favorevole. Allora, intanto, ok, correggiamo questo. Sulla proposta dell'onorevole Occhiuto, evidentemente il Governo ritiene di mantenere questa impostazione, però a onor del vero ci sono comunque precedenti, diciamo non è la prima volta che il Governo chiede di trasformare l'impegno in invito, poi sulla valutazione del peso effettivo e del vincolo dell'ordine del giorno apriremo una riflessione a parte. A questo punto procediamo oltre, passiamo agli ordini del giorno. Allora, il primo Carrescia favorevole, accolto. 2 Pagano favorevole. 3 Capezzone favorevole, 4 Causi favorevole, Petrini riformulazione accolto, Marco Di Maio riformulazione accolto, Bianconi richiesta di riformulazione accolto, Lanfranco riformulazione accolto, Occhiuto riformulazione accolto, Segoni riformulazione accolto, ok. 11 Barbanti riformulazione altrettanto accolto, Rizzetto accolto anch'esso, immagino, sì. Cenni riformulazione accolto per